Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Perfezionare la voce. Questo è senz'altro il tema più ricorrente nel blog di Voci.fm. Perché parlare in modo corretto, oltre ad essere indispensabile per lavorare seriamente nella comunicazione e nel doppiaggio, può diventare uno dei segreti del nostro fascino e di una vita qualitativamente migliore. Anche a noi professionisti del microfono può capitare, riascoltandoci, di notare piccole imperfezioni che potrebbe valere la pena correggere. Quel timbro un po' indeciso, qualche difetto di respirazione, una lieve cadenza dialettale. Il percorso di studio e miglioramento della dizione è davvero lungo e stimolante e non si finisce mai di imparare. Quali sono i passi da compiere per avvicinarsi alla voce perfetta? Ecco il vademecum di Voci.fm, il sito delle voci. Prima regola, abbandonare con decisione le vecchie abitudini molto spesso sbagliate, acquisite nel parlare il linguaggio comune. Evitare la pronuncia pigra, non leggere senza dare espressione alle frasi e trascurando il vero significato del testo. Raggiungere un completo rilassamento attraverso un corretto utilizzo della respirazione. Quando inspiriamo, spalle e petto devono restare fermi. Deve gonfiarsi solo la parte della pancia riconducibile al diaframma. Bisogna inalare aria dal naso e tirarla fuori dalla bocca. Può sembrare complicato, ma un esercizio costante ci porterà a dei risultati evidenti e ad esprimerci in maniera più facile e naturale. Prendere consapevolezza della pronuncia delle vocali E ed O, aperte e chiuse. Accade spesso, infatti, che non si pone attenzione a questa differenza e si cade in pronunce che in certi casi possono trasformare addirittura il senso delle parole. Fare molto spesso vocalizzi, cioè esercitarsi nell'emettere il suono delle I, E, E, A, O, O, U, al fine di idratare le corde vocali e potenziare la voce. Attivare tutti i muscoli fonatori, in modo che vocali e consonanti escano con forza e nitidezza. Una corretta articolazione fa muovere la bocca in modo ampio e coinvolge labbra, lingua e palato. Dare importanza ad ogni singola sillaba pronunciata. Raddoppiare le B quando serve, non allungare le vocali e gestire per tutta la frase uno stesso volume, pronunciando bene le finali di ogni parola. Le S non devono sembrare Z, le O e le E non accentate vanno sempre lette in modo chiuso. Rendere le frasi espressive e colorate, vivere i testi che si leggono, muovere ritmo e tonalità per non parlare in modo noioso e difficile da comprendere. Mai dimenticare l'obiettivo finale di chi parla per mestiere. Un bravo speaker deve risultare magnetico per chi ascolta e far sì che ogni suo discorso possa catalizzare l'attenzione di chi ha davanti. Perfezionare la tua voce? Scopri tutti gli approfondimenti sul blog di Voci.fm, il sito delle voci. 100% gratuito, 100% utile. News dal mondo della voce. Radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.